Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Domenica è stato il mio compleanno. Vorrei approfittarne per ringraziare tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me. Grazie mille! Ne ho approfittato anche per farvi un video completo su come preparare una torta di compleanno fatta in casa di quelle semplicissime e un buffet di dolci con qualche idea furba e salvatempo. Vi ricordo che tutte le ricette mostrate le ritroverete qua giù nel box informazioni. Procediamo facendo il pan di Spagna. Montiamo uova, zucchero, vaniglia. Incorporiamo la farina e la fecola setacciate. Versiamo in una tortiera da 24 cm e inforniamo a 180 gradi per 25-30 minuti. Prepariamo la crema, 800 g di latte intero. A parte mescoliamo amido, zucchero e vaniglia. Uniamo i restanti 200 g di latte. E quando sarà tutto incorporato, versiamo il latte bollente. Riportiamo sul fuoco, mescoliamo finché si addensa e lasciamo raffreddare. Quando la crema sarà fredda, la montiamo con 200 g di margarina o di panna. Quindi scegliamo i gusti che vorremmo ottenere. In questo caso voglio realizzare una crema al latte e una crema alla nocciola. Affettiamo il pan di Spagna e lo bagniamo con una bagna fatta da uno sciroppo di acqua, zucchero e maraschino. Formiamo il primo strato di crema alla nocciola e il secondo strato di crema al latte. Decoriamo a piacere con panna montata. Ho scelto di realizzare una naked cake, cioè una torta dal look rustico, che vado a decorare alla base con dei mirtilli e in superficie con delle fragoline, candeline, fiori in ostia e la scritta auguri fatta con un pezzetto di cioccolato sciolto. Passiamo adesso ai babà. Facciamo la bagna con acqua, zucchero. Lasciamo raffreddare e aggiungiamo il rum. Inzuppiamo i babà secchi per almeno 10 minuti finché risulteranno morbidi. Strizziamoli molto lentamente. E procediamo alla farcitura. Se volete vedere come realizzare in casa i babà, scrivetemelo qua giù nei commenti e vi farò un video tutorial. Adesso farciamo le tartellette. Per vedere come realizzare il guscio delle tartellette, vi lascio il video qua giù nell'info box, che ho già realizzato in precedenza. Decoriamo con frutta e pistacchio. Le tartellette alla nocciola sono una vera squisitezza. Possiamo realizzarle con crema di nocciola, panna montata e granella. Per ultimo realizziamo un dolce davvero speciale, i cannoli siciliani. Per scoprire come realizzare la scorcia dei cannoli e la crema di ricotta,
vi lascio il video che ho già fatto in precedenza qua giù nell'info box. Per farcirli vi consiglio di utilizzare una sacca Posh. Sarà molto più semplice e veloce. Decoriamo con granella di pistacchio, ciliegine e scorzette di arancia candite. Bene, il nostro buffet di dolci è pronto. Cosa ne pensate? Vi piacciono queste idee? Io spero tanto di sì. Realizzare dei dolci per un compleanno in casa è davvero più semplice di quello che possiate pensare. Se non abbiamo tanto tempo, possiamo aiutarci con delle basi già pronte come le tartellette, le scorce dei cannoli che troviamo in commercio. Se questo video vi è piaciuto, ricordate di lasciare un like e iscrivervi al canale. Ma non chiudete, perché voglio mostrarvi non soltanto i dolci che ho preparato per il mio compleanno, ma anche i regalini che ho ricevuto e soprattutto i vostri regali, che sono i vostri messaggi meravigliosi che ho apprezzato tantissimo. Un profumo, il mio preferito, da parte della mamma. Delle tazzine da parte di mia sorella e tutti i vostri messaggi splendidi. Grazie di cuore per essere sempre presenti. Io vi mando un abbraccio, un bacione e ci vediamo alla prossima videoricetta. Ciao!